C'è un luogo dove il medico a suonare quando il malato ha bisogno. Un luogo dove i pazienti hanno un nome, non solo un numero. Un luogo dove alle cure mediche si aggiunge l'affetto intenso delle persone care. Un luogo dove il posto letto è sempre assicurato. È il luogo dove ci sentiamo più sicuri. Casa. Destina il tuo 5 per 1000 ad Ant. La tua firma oggi è indispensabile per continuare a curare gratuitamente a domicilio i malati di tumore. Amici carissimi, bentrovati per una nuova trasmissione, per un nuovo appuntamento con Manfredonia, Piazza del Popolo in rete. Trasmissione che stiamo conducendo in piena emergenza anche noi, come ben vedete anche da quello che si prospetta davanti ai vostri occhi. Abbiamo un programma in cui chi svolge il ruolo di intervistatore è staccato da chi invece viene intervistato. È un appuntamento che rinnoviamo settimana dopo settimana, e per la verità dobbiamo ringraziare coloro che davvero sono stati in tanti a seguire questa trasmissione e che sono davvero la bella risposta che comunque ci aspettiamo. Oggi abbiamo un ospite, direi importante, di eccezione, perché effettivamente come ospite è già stato tante volte presente in questa trasmissione, però oggi lo è ancor di più, lo è in veste di ex amministratore di questa città. Pertanto presento Angelo Riccardi. Salve, grazie per l'invito. Bene, Angelo Riccardi, il sindaco di Manfredonia dal 2010 al 2019, amministratore anche a livello provinciale, ex consigliere regionale, amministratore ASI, quindi un insieme di incarichi e un insieme di responsabilità elettive che chiaramente hanno contraddistinto almeno 20 anni di attività politica. Quale eredità Angelo Riccardi ha lasciato a noi cittadini e anche all'amministrazione comunale che eventualmente verrà? Beh, io credo che sono stati anni interessanti, sicuramente. Abbiamo avuto un periodo anche importante sul piano della realizzazione delle opere pubbliche. Molti hanno dimenticato in fretta, ma Manfredonia ha avuto 5 anni straordinari. In questa città si è realizzato di tutto e di più. Io credo che la città che abbiamo lasciato cose interessanti, positive, cose meno positive. Come ho già detto in altre occasioni, c'è questa macchia indelebile dello scioglimento del Consiglio Comunale per Mafia, rispetto alla quale io avverto su di me tutta la responsabilità di quello che è accaduto sul piano politico. Non mi sono mai sottratto dal confronto, dalle valutazioni che questa scelta ha portato. E né, voglio dire, mi sono mai sottratto ad assumermi la responsabilità come amministratore. Io, quando sono arrivato in comune nel 2010, ero consapevole di trovare una macchina amministrativa ridimensionata sul piano del personale, quindi sul piano della burocrazia, della capacità di gestione degli atti amministrativi, ma soprattutto avevo già compreso che avevamo un interessante deficit strutturale sul piano del bilancio. Tant'è che ho preparato un manuale, diciamo, su questi anni, che parlerà della gestione finanziaria del Comune di Manfredonia dal 2000 al 2018. È una crisi che viene da lontano, così si intitola, perché è anche utile ricostruire serenamente il tema di cosa sono stati questi 9 anni
e di come siamo arrivati alle difficoltà in cui versa la città. Vorrei, diciamo, indicare due questioni su tutte le altre. Noi abbiamo avuto un periodo, diciamo, il quinquennio famoso di Manfredonia per investimenti di circa 60 miliardi di euro. La città è stata rivoltata come un calzino. Si è trattato per lo più di investimenti. Quando parliamo di investimenti non parliamo di un debito. Quando io compro casa non credo di realizzare un debito, realizzo un investimento. In quegli anni noi abbiamo realizzato investimenti per 60 miliardi. Parliamo di lire dell'epoca. I successivi 5 anni dovevano essere quegli anni dove si doveva puntare a una maggiore, diciamo, capacità di ridefinire un bilancio in equilibrio, in modo da evitare alle successive esperienze amministrative poi quello che è accaduto, cioè di tenere un bilancio in disequilibrio sul piano strutturale. Invece gli anni che hanno seguito quei famosi 5 anni di grandi investimenti per la nostra città sono diventati gli anni dove è aumentata la spesa corrente, dove abbiamo avuto difficoltà nella capacità di riscuotere risorse e d'altro canto avevamo accantonato uno stock di debito interessante. Quando parlo di debito parlo sempre di investimenti che dovevamo pagare. E quella, diciamo, quel periodo storico è anche in qualche modo coinciso con la scelta dell'allora sindaco di candidarsi alla guida della presidenza della provincia di Foggia. E nel grafico che io illustrerò nei prossimi giorni è proprio indicato questa svolta anche sul piano economico di una scelta, diciamo, di maggiore spesa corrente, perché evidentemente ci avvicinavamo alle elezioni provinciali e era necessario, diciamo, sul piano del consenso elettorale spendere di più. La cosa non è terminata, ha proseguito poi fino al mandato che mi ha visto vincere le elezioni del 2010. Una cosa che mi ha colpito e che vorrei riprendere qui, perché me ne dai la possibilità, di questi temi, è complicato trovare luoghi per poterne parlare serenamente, perché la politica ha rifiutato qualsiasi tipo di analisi sugli anni in cui ho amministrato, costruendo, diciamo, una propaganda assolutamente viziata sul piano proprio del contenuto. E chi in qualche modo doveva difendere l'azione amministrativa se ne è guardato bene, perché ha puntato evidentemente ad evitare un confronto civile su questi temi. Ma io ho sentito, lo prendo come, diciamo, elemento per aprire, diciamo, una riflessione, ho sentito la giornalista che tu hai intervistato qualche giorno fa, che adesso mi sfugge, la Vitulano credo che era in studio, sì, e che a un certo punto ha detto il comune di Manfredonia ha un debito di 33 milioni. Questo è un elemento, diciamo, inquietante. È inquietante perché se lo dice il cittadino, il tema, diciamo, ci può stare, uno, diciamo, lo considera come elemento, diciamo, frutto di chissà quale riflessione. No, io vorrei un attimo fermarti. Il debito del quale si parlava era di 14 milioni mezzo. No, non cambia la sostanza. Sì. Adesso tra 14 e anche 33, se poi ci sono addirittura delle voci che parlano. Stiamo al tema e credo di parlare anche con una persona che, diciamo, che queste questioni le comprende anche bene. Quando parliamo di debito della pubblica amministrazione, di che cosa stiamo parlando? A questa cosa dovrebbe essere chiara a tutti. Allora, quando parliamo di pubblica amministrazione non parliamo di una società o di un'azienda privata, stiamo parlando di un ente pubblico. Per sua natura l'ente pubblico, se ha dei debiti, quei debiti sono riconosciuti e pagati. Quello è un debito, cioè uno che sta dietro la tua porta, bussa alla tua porta e ti dice: guarda, tu hai un debito con me che non mi hai pagato. Noi non stiamo in questa condizione, cioè il Comune di Manfredonia non sta in questa condizione. Il Comune di Manfredonia ha semplicemente un problema strutturale di bilancio. Da una parte riceve delle somme, con quelle somme dovrebbe pagare dei servizi che al Comune di Manfredonia costano di più delle entrate, e fa leva su un'anticipazione di tesoreria, cioè chiede alla banca i soldi per pagare i servizi che non riesce a pagare. Lo sto, diciamo, semplificando,
A noi che cosa è accaduto in più in questi anni? Che abbiamo dovuto, grazie all'armonizzazione del bilancio, ci è stata data la possibilità di fare che cosa? Di dire, guardate, abbiamo bleffato fino ad oggi, tutti i comuni utilizzano i residui, sono state sostanzialmente entrate accantonate rispetto alle quali ci sono attività di accertamento, di riscossione, spesso che non producono effetti perché per diverse ragioni chi deve pagare non paga. Lo Stato ha detto, vabbè, abbiamo scherzato, ma basta a fare trucchi, fate un riaccertamento straordinario, cioè vedete se questi soldi ci sono realmente oppure state fingendo per continuare a tenere il bilancio in equilibrio. Noi abbiamo riaccertato e cancellato 17 milioni di euro, che non sono certamente della gestione dell'amministrazione Riccardi. Io ho dovuto pagare debiti ad ASE dagli anni 90 fino al 2010, per oltre 5 milioni di euro. Cioè, qui ho dovuto stracciare entrate GIMA per 5 milioni di euro. Cioè, vorrei fosse chiaro una cosa, non è che qui in 9 anni, Vincenzo, noi abbiamo sperperato soldi, perché uno poi dice, hanno fatto debiti. Oh, non mi risulta che ci siano state cose straordinarie, non lo so, non ho fatto venire Elton John a Manfredonia. Quindi, cioè, no, fatti eclatanti. È chiaro che noi abbiamo vissuto, cosa lascio io quando me ne vado? Certo, un piano di riequilibrio, sicuramente, sempre nell'interesse di mantenere l'equilibrio, ma lascio la stessa situazione che ho ereditato all'epoca. Cioè non è cambiato nulla, se non il fatto che noi abbiamo avuto 9 anni... No, è cambiato che adesso lo stai dicendo, mentre precedentemente non lo dicevi. Vincenzo, anche su questa cosa, ho cercato sempre di marcare una discontinuità, perché noi, è un po' come succede nelle nostre famiglie, quando tu hai un problema economico, cerchi di far capire ai componenti della tua famiglia che forse il caviale con lo champagne, che è una cosa che, diciamo, tutti gradiremmo, non è più possibile, diciamo, consumarlo, e allora forse bisogna utilizzare l'asticinzano con il salmone, o no? Diciamo che questo è il ragionamento. Noi abbiamo avuto un tema che è quello della riscossione dei tributi, che è stato al centro della discussione politica in questa città, per chi ha voluto farla la discussione, e il tema è stato quelli che difendevano a tutti i costi una gestione che non ci potevamo più consentire, e quelli come me e tanti altri che continuavano a dire, guardate che quella gestione, oltre a essere dubbia sul piano dell'efficacia, è anche onerosa per il nostro comune. Noi siamo un comune che non ci possiamo consentire una gestione attraverso una società che prendeva a pioggia, cioè senza che ci fosse un'attività, diciamo, di accertamento, di a pioggia prendeva il 9% su tutte le entrate tributarie. Sì, ma è stata una società fatta nascere per scopi politici. È stata fatta nascere nel 2008. Io ero in consiglio regionale, sicuro, ero certamente tra i favorevoli, ero assolutamente contrario. È l'amministrazione Campo che l'ha fatta nascere. Tutta questa storia è nata in questo modo, con tutti quelli che sono lavati le mani, ma è... Io vorrei capire anche i professori di questa città, quelli che scrivono senza mai mettere i nomi e cognomi di mafia o di altri argomenti. Ma è mai possibile che voi dentro questa discussione non avete avuto ruoli? Cioè uno sta seduto in giunta e non si rende conto che noi abbiamo avuto il più grande problema politico e trasversale in questa città, che noi avevamo due sedi del comune di Manfredonia. Una era il comune di Manfredonia, la città di Manfredonia, Palazzo San Domenico, e l'altro stava in via Tribuna. Il tema è stato questo, una trasversalità che prendeva diverse, diciamo, forze politiche. Su queste questioni non c'è stata una discussione, questa storia è stata liquidata come, diciamo, se nulla fosse accaduto. Gli stessi commissari, Vincenzo, mi soffermo su questo tema, sono arrivati a quella conclusione quando è arrivata l'interdittiva alla società Adriatica, e poi sappiamo com'è finita, ma solo in quel momento hanno detto basta, interrompiamo qualsiasi tipo di rapporto, perché anche lì si stava consumando un altro errore. Bene hanno fatto i commissari a dire stop, internalizziamo. Certo, adesso bisogna farlo, perché al momento non l'hanno ancora fatto, e questo sta creando
problemi alle casse del comune. Questi temi non sono stati patrimonio della politica locale. Il tema a un certo punto è arrivato lo scioglimento del Consiglio Comunale per Mafia. Ci liquidiamo Riccardi, che è il capo sul quale dobbiamo puntare tutte le attenzioni, alla prima occasione i miei stessi amici, molto molto relativamente, hanno deciso di prendere le distanze come se loro vivessero da un'altra parte, e invece hanno partecipato ampiamente alle scelte, hanno in qualche modo anche su questo tema, soprattutto di gestione tributi, imposto la linea politica. Allora non è possibile ripetere gli stessi errori. Cioè l'analisi va fatta tutta, perché quando un cittadino dice a me, e chiudo, ma stiamo pieni di debito, ma pieni di debito di che cosa? Di che cosa stiamo parlando? Parliamo di debito, di che cosa stiamo parlando? Qualcuno ha emesso, un importo ad ogni cittadino da pagare? Cioè non riesco a comprendere questo. Poi a tutto questo aggiungiamo, e chiudo veramente, il tema della raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Cioè noi siamo passati in un'epoca dove si viveva con i cassoni in mezzo alla strada, ad un'altra epoca dove i costi sono aumentati, e noi siamo costretti a fare la differenziata con tutto quello che ha comportato in termini di popolarità, di dissenso, di protesta, di aumento della... Io quando sono arrivato in comune, la TARSU, la prima cosa che ho fatto, lo dico adesso così si scopre anche quest'arcano, quando l'ex sindaco Paolo Camma andò sul palco alle famose provinciali per candidarsi, disse che aveva annullato il ruolo suppletivo di 2 milioni. La realtà è stata cruda e nuda quando io sono entrato a fare il sindaco, ed è arrivato il ragioniere Zoccato con la reversale per dirmi che quei soldi erano stati spesi, ma non erano mai entrati. Io ho dovuto emettere un ruolo suppletivo, da quel momento ho aumentato. Cioè il mio mandato è stato duro sul piano dell'amministrare quotidiano, non è stata una cosa semplice. I comparti, mare di problemi, di vicende che si sovrapponevano, storture, è stata complicata, c'è stato veramente un vivere quotidiano. Sì, la domanda che stiamo ponendo a questo punto è proprio questa: perché tutte queste affermazioni vengono fuori adesso e non durante il periodo in cui si amministrava? Genzo, queste battaglie sono state per me sempre aperte. Non è vero che io queste storie, sembra che le dico oggi, io le ho dette ieri perché ho un interesse. Le discussioni alle quali faccio riferimento sono discussioni pubbliche, nei partiti, nel consiglio comunale. Ci sono interessanti consigli comunali sulla vicenda di gestione di tributo, dove addirittura ci sono esponenti dell'opposizione, evidentemente introdotti, che addirittura assumevano posizioni discutibili sul piano politico. Perché se stai all'opposizione e vedi che una cosa non funziona, provi a demolirla. Invece sono state cose abbastanza bizzarre, ed è tutto evidente che io avrei avuto una possibilità che non mi sono giocato, perché il mio problema è stato, e avrebbe risolto forse molti problemi, quello di dire a un certo punto, quando il vice sindaco Zingarello decise di mettersi, di dire: ragazzi, questa esperienza è finita, andiamo tutti a casa. Ma piombava su di noi un'ipotesi del dissesto, e io lì ho giocato una partita sbagliata, perché oggi mi rendo conto che questo è stato l'errore più grave della mia vita politica. Avrei dovuto dire: ragazzi, proviamo ad andare avanti, mi dispiace con un pezzo del Partito Democratico. Poi nessuno mi ha mai chiesto perché quel pezzo del Partito Democratico ha fatto quella scelta quel giorno. Quella scelta l'ha fatta perché si puntava ad un provvedimento che continuasse a tenere in vita l'esperienza di gestione dei tributi. Rispetto a questa storia tutto è andato, perché il dissesto era all'angolo. Sì, adesso però la domanda, giusto per concludere anche questo argomento, come si fa in qualche maniera a recuperare o comunque a saldare questo buco che il comune si ritrova ad avere? Vincenzo, io mi permetto di dirti un'altra volta la cosa che ho detto prima. Allora, innanzitutto i commissari devono fare il lavoro a cui sono stati chiamati. E in questo lavoro mi sembra che un primo segnale chiaro e indiscutibile che porterà un vantaggio è quello di dire: i tributi li gestiamo noi e utilizziamo una società esterna che fa alcune attività, e per il resto sulla volontaria facciamo noi. Questo che nell'ordine delle idee era la proposta mia, sempre ostacolata, ci porterà un risparmio di 2 milioni di euro.
So che hanno fatto la hanno rinegoziato i mutui, hanno ottenuto un altro cospicuo vantaggio di 2 milioni e 3, se non ricordo male, cerco di dare indicazioni, non sono puntuale, però grosso modo sono 2 milioni. Hanno avuto la fortuna, i commissari, che sul fondo di solidarietà nazionale, per fortuna i criteri non sono più sulla spesa storica, ma sul rapporto tra i servizi e le entrate, e quindi c'è un ulteriore aumento di 500.000 euro. Io credo che se i commissari mettono in atto il piano di riequilibrio, ad oggi questo non si intravede, se non per le entrate, diciamo per la scelta delle entrate, noi da questa storia ne usciremo senza ombra di dubbio. Non, poi il Covid-19, diciamo, arriva quasi per certo, nell'ultimo periodo, nelle ultime settimane in particolare, la commissione prefettizia sembra che stia dando un segnale di attenzione per le esigenze della città, anche se precedentemente è stata molto criticata proprio perché appariva assente rispetto alla città. Vedasi il caso della proroga di un'ora e mezza dell'orario di chiusura dei bar, o altre iniziative che sembra che stiano raccogliendo il favore dei cittadini. Però ci sono tanti cittadini che si lamentano per una commissione che invece sta svolgendo solamente l'ordinaria amministrazione. Ah, se io su questo tema credo di aver detto la mia più volte, l'ho fatto anche, diciamo, dopo un periodo di tempo molto lungo, non l'ho fatto il giorno dopo, perché è chiaro che chi arriva ha bisogno di capire dove si trova. Il tema, diciamo, è abbastanza noto a tutti e non è, diciamo, possibile far finta che non c'è, non è sul tappeto. Questa storia delle commissioni è una storia vecchissima. Non c'è realtà nel paese dove questo sistema non funziona, ed è tutto evidente che non funziona, perché stiamo parlando di persone spesso, sì, hanno una vita di funzionari dello Stato, anche di livello, diciamo, importante, prefetti, ma è tutt'altra cosa l'amministrare quotidiana. Questa gente viene presa, diciamo, nel pensionamento, nella parte finale della propria vita, a fare, diciamo, a svolgere questi ruoli. È evidente che lo si fa con un approccio, diciamo, anche, come posso dire, non pienamente consapevole, quasi per dire vado a fare questa esperienza, porto un po' di soldi a casa. Perché l'altro tema che sfugge a molti, questo sistema si alimenta e ci sono vicende anche abbastanza imbarazzanti, cioè si lotta per andare nei comuni a fare i commissari, si sgomita, si corre. È quasi un sistema lobbistico rispetto al quale la politica è assolutamente assente, non si preoccupa. Io ho letto con grande imbarazzo la relazione del ministro degli interni Lamorgese al Parlamento. Su Manfredonia dice testuale che la commissione ha fatto un atto straordinario. Qual è l'atto straordinario? Ha rinnovato il giudice di pace. Ma scusa, qual è l'atto straordinario? L'atto straordinario è quello che ha fatto il sindaco Riccardi, che ha consentito, dopo quella scandalosa riforma della giustizia sui tribunali, che tu ricorderai bene, ha detto facciamoci carico noi, comuni, Manfredonia, Monte, Mattinata, dei costi e teniamo in piedi il giudice di pace. Arriva una commissione, che tra l'altro, aggiungo, Vincenzo, questa non è una commissione qualsiasi, è una commissione che deve fare anche attività di bonifica, perché se sono state fatte delle operazioni, diciamo, volte a sciogliere un comune, ed è tutto evidente che quelli che arrivano devono rimettere in ordine. Da questo punto di vista io vedo ancora in giro i fabbricati abusivi sui quali, diciamo, si poggia lo scioglimento ancora in piedi. Non so quando li demoliranno, io aspetterò con ansia perché voglio vedere il giorno che saranno demoliti. Quindi il tema, io non ce l'ho con le persone, io vorrei chiarire questa cosa una volta per tutte, io non ce l'ho con le persone, io ce l'ho col sistema che produce questi effetti, che sono effetti sciagurati, che non portano da nessuna parte, e i commissari fanno quello che secondo loro è utile. Ad esempio, la dico qui così, diciamo, visto che nessuno lo solleva, è stato fatto un provvedimento sulla D32 che se l'avessi fatto io mi sarebbero venuti a prendere i carabinieri la mattina alle 5 a casa e portato a Via delle Caserme. Qui quel provvedimento viene fatto,
viene del tutto ignorata una circolare regionale. Questa delibera, che è un sostanziale condono della D32, viene inviata alla regione. La regione dice: guardate, la delibera non è possibile farla. È chiaro che la regione diceva questo, lo ha detto a noi, lo ha scritto ai commissari. Ad oggi, Vincenzo, non mi risulta che sia stata revocata, ma potrei aggiungere altri elementi rispetto ai quali c'è un'approssimazione nella gestione di questa vicenda. Non si può dire, ad esempio, per non fare il monologo, però insomma, non si può dire: ma siamo in difficoltà di personale, perché io sto col personale a gonfie vele. Io avrei dovuto avere 400 dipendenti, ne avevo 123, al netto dei socialmente utili, che per fortuna ci sono. Cioè, non è che è cambiato molto rispetto a te. Certo, tu sei arrivato e sono arrivati i quota 100, ma dovevi saperlo che arrivavano i quota 100, mica piombano dall'alto. Ma hanno un vantaggio, hanno per esempio i sovraordinati che arrivano qui, anche qui. Il tema è: se tu arrivi per mettere ordine, insomma, ti vuoi contraddistinguere? Ci fai capire perché hai scelto Salvemini invece che Totaro? Perché hai scelto la Calamita, del quale ho grande rispetto, invece che un altro? Invece tutto questo appare senza molto senso, quasi come indotto attraverso vie che noi non conosciamo, quando invece sarebbe necessario, proprio nella logica della trasparenza, della legalità, mostrare un volto diverso, anche nel rapporto con la città. Ma la questione non si può risolvere, Vince, come dici tu, scusami, con questa storia dei locali. Perché anche qui la contraddizione è talmente netta, è evidente, che se fai una scelta e chiudi alle 12 e vedi condizioni di un certo tipo sul porto turistico, poi non fai un'ordinanza che disconosce completamente quella precedente, c'è qualcosa che non va. Anche qui non è che questa storia adesso è risolutiva dei problemi che noi abbiamo. Certo, è un segnale di un altro tipo. No, ma si parlava di un segnale, no? No, dico, è un segnale di un altro tipo, che è quello che io sostengo sempre. I commissari non sono quelli intoccabili, sono quelli che vengono qua a fare delle cose per la città, per la comunità, e devono in qualche modo avere un confronto con la città. Quali sono le forme? Ma ne conosciamo. Come hanno incontrato i commercianti? Possono incontrare le imprese edili. Come hanno incontrato i commercianti? Possono incontrare i professionisti della città. Cioè, sì, non è che puoi stare in stand-by 2 anni, aspettando che arriva la prossima amministrazione. Nel frattempo, questa città che succede? I finanziamenti che abbiamo, che fine faranno? Cioè, gli interrogativi sono tanti. Non mi sembra che ci siano interrogativi. Qui il tema degli interrogativi è mettere la firma sotto articoli, credimi, io senza voler fare il professore a nessuno, senza senso. Non hanno senso, perché se si continua a rimettere in discussione quello che è stato l'elemento di rottura, si creeranno altre rotture. Difetto di comunicazione, comunque, ce n'è? Difetto di comunicazione, Vincenzo, se è stato un accanimento, diciamo, sull'amministrazione Riccardi, spesso ingiustificato. È vero che io non ho risparmiato di dare là polemiche inutili, è anche vero che la vicenda di Pescara ha ingarbugliato i rapporti interni ai partiti, il sistema, diciamo, democratico è venuto meno per le logiche, diciamo, di carriera. È vero tutto, ma non si può prendere e buttare tutto, come se dobbiamo mettere in croce una persona e poi salvare tutto il resto, perché la sensazione che si ha è veramente paradossale. Cioè, io vedo persone assenti per 4 anni, delle quali io non sapevo neanche, voglio dire, il ruolo che giocava, e poi ad un certo punto piombano e si permettono di mettersi la medaglia su cose rispetto alle quali non ha avuto mai nessun ruolo. È preoccupante. A cosa ti riferisci in particolare? Ad esempio, mi riferisco a questa storia della bonifica. Cioè, noi abbiamo avuto l'amministrazione proprio del capogruppo del Partito Democratico, che ha trattato questa vicenda con una leggerezza scandalosa. Cioè, la bonifica, l'area SIN, è stata una questione che noi abbiamo tralasciato, rinunciando, già facendo un grande errore, alle pretese in sede di parte civile nel processo contro l'Eniche, pensando addirittura dopo
per fortuna sono arrivato io, di utilizzare quelle somme per fare due torri giganti alla rotonda di Viale Miramare. Io ho detto subito no, quel progetto non mi interessa, anzi quei soldi vanno utilizzati per capire cosa è successo in quegli anni. E poi lo studio epidemiologico ha dimostrato che in quegli anni ci sono stati macelli a Manfredonia. Sulla bonifica non ci sono, io voglio gli atti, cioè io vorrei che la gente, quando uno parla, dice vabbè ho capito, tu hai fatto una bella narrazione, la narrazione cioè, è stata interessante, un bel racconto, un bel romanzo, ma ci produce un atto. Quei 13 milioni e mezzo arrivano per iniziativa esclusiva ad atti, a verbali, delle conferenze di servizio, mie e di Antonicelli. Chiaramente un rapporto di collaborativo degli assessori che di volta in volta si sono affacciati al settore ambiente, ma ad avere la faccia tosta di far passare queste cose come un risultato ottenuto direttamente, a me ha veramente lasciato senza parole, c'è una dissociazione mentale. Ma ci sono anche altri meriti che hanno assunto i tuoi ex compagni di partito rispetto a questioni che invece sono state trattate direttamente da te? Ma se vincemo dovremmo andare a ritroso, diciamo. la storia politica. Diamo soddisfazione anche a chi vuole sapere. La storia politica di questa città si conosce bene. Adesso il tema, a me, diciamo, io vorrei mettere una pietra tombale su questa storia, però è evidente che le pietre tombali non si possono mettere se uno continua a far finta di non capire. Cioè io mi posso aspettare, diciamo, un atteggiamento volto al futuro e faccio finta che quello che è accaduto prima non è accaduto, oppure riconosco che quello, diciamo, che è accaduto prima ci sono aspetti positivi e negativi. Qui invece la sensazione che io avverto è proprio la voglia di rimuovere, cioè una rimozione collettiva, quasi come dire, rimettere in gioco una verginità che non c'è, perché i protagonisti sono gli stessi. Cioè, quando io al teatro ho detto una cosa molto elementare, ho detto sarebbe interessante che fossimo in grado di condividere questa responsabilità e fare tutti un passo indietro e aprire nella città una discussione aperta. La risposta è che qualcuno si candida un'altra volta alla regione, ma io posso accettare una cosa del genere? A proposito di candidature, si vocifera di una tua eventuale discesa in campo per le regionali. Vincenzo, è presto per poter parlare, però no, tu sei molto, che risposta ti aspetti efficace dall'elettorato? Io faccio un ragionamento semplicissimo. Tutto può accadere. So che qualcuno fa il tifo per la mia incandidabilità, che è prossima, diciamo. No, chiariamo questa questione della incandidabilità. Al giudizio che ci sarà da parte del Tribunale Civile di Foggia. Io sono sempre stato nella mia vita sereno, aspetto. Beh, c'è il precedente di Metta di Cerignone. Assolutamente sì. Aspetto gli esiti di come ho fatto sempre, per pescare per tutti gli altri, tutte le altre vicende che mi hanno visto coinvolto. Io sono candidabile fino a sentenza esecutiva, cioè a terzo grado, a Cassazione. Passata in giudicato, perfetto. Quindi la mia. Può succedere di tutto. Nessuno, ma chi deve sapere sa che io sarò in partita, sarò in gioco. Io non credo di meritare quello che è accaduto. Lo spiegherò, cercherò di spiegare come ho fatto questo grande lavoro. Aspettiamo che venga pubblicato sul bilancio del comune di Manfredonia, dove si capisce bene cosa è accaduto in questi anni e come io ho contratto la spesa. Così mi auguro che ci sia una ricostruzione storica fedele e reale. Io mi sarei aspettato una discussione seria, anche sullo scioglimento, Vincenzo. Anche sullo scioglimento. Ecco, parliamo dello scioglimento, di quello che è avvenuto da dopo il 15 ottobre del 2019. Cioè, io ho sempre definito quel provvedimento abnorme, assolutamente ingiustificato. Le ragioni che portano allo scioglimento sono assolutamente irrilevanti. Il quadro che ne viene fuori è una cozzaglia di informazioni non mai provate, con la possibilità che ci possa essere anche una denuncia di falso rispetto alla quale io sto facendo una riflessione, e che ha portato, tra l'altro, anche qui in maniera assurda,
quasi una rassegnazione. Cioè io ho vissuto quel periodo non solo col dolore, diciamo, come posso dire, interiore di chi aveva quasi fatto un danno, ma con la percezione spudorata che quasi quasi è stato meglio così. C'è una città che si rassegna all'idea che, ma sì, ma che cosa è successo? Tutto sommato forse è anche meglio. Io mi sarei aspettato invece, cioè queste storie, Vincenzo, noi le dobbiamo rielaborare, cioè dobbiamo capire che ha senso se noi costruiamo, come posso dire, un percorso virtuoso. Guarda, io Perché per esempio i tuoi ex compagni di partito hanno fatto una fuga in avanti prendendo le distanze? Ma perché è la cosa più comoda. Cioè, ma che cosa può fare uno che punta ad ottenere un risultato ancora su se stesso, se non far dire questa esperienza si è chiusa così malamente? Io però non c'entro nulla, quasi se stesse da un'altra parte. Potrei raccontare centinaia di aneddoti sul ritiro delle dimissioni di Zingariello, ma il tema non è questo, il tema è proprio che tu non ti aspetti che ci sia un atteggiamento di questo tipo, cioè che tu ti aspetti che i protagonisti colgano l'occasione invece per discutere di quello che è accaduto, e invece no, è stata una occasione per, io non so se posso far rendere l'idea, è come se fossi stato sputato fuori, la sorta di liberazione. E no, non funziona così, perché io non sono per l'idea che quindi hanno maleducato. C'è stato un atteggiamento di rifiuto, una sorta di espulsione. Sì, una sorta di idea, ma quasi quasi è meglio così. Ma guarda, io non ho accettato, io ho grande considerazione di due sindaci, Mattinata e Monti, perché secondo me sono persone per bene, al 100%. Ti riferisci a Michele Principe, ad Antonio Di Assi? Non ho accettato il loro punto di vista, cioè quello di dire è successo, facciamo la battaglia nel tribunale e poi ci ritiriamo in buona ordine. Io non ho paura di nessuno, né dei rapporti che questa gente ha, né con chi ce li ha sul piano politico. La mia battaglia me la voglio giocare tutta, poi certo lo faccio anche per una questione personale, ma lo faccio per i miei figli, ai quali non voglio lasciare. Vabbè, però è doveroso per chiunque, appunto, quindi io la battaglia la faccio fino in fondo. Ho delle risposte ancora da dare, questa trasmissione mi ha consentito per il suo format di poter esprimere alcuni punti di vista, ma ce ne saranno molti altri rispetto a... È chiaro che poi io lo dico come sempre, io di quello che dico mi assumo tutta la responsabilità. Se qualcuno pensa che dico cose sconce o che ledono l'immagine, possono andare dal giudice civile e chiedere un risarcimento del danno, effettivamente, perché sennò diventa tutto, cioè, aleatorio. Qui sembra che Riccardi racconta le cose tanto per raccontare. No, io racconto i fatti e noi sui fatti dobbiamo discutere. Noi vorremmo trattare tanti altri argomenti, eventualmente ce ne sarà occasione, invece vogliamo evitare che lo stesso format della trasmissione si prolunghi al punto di diventare noioso. E a questo punto sorge spontanea una domanda finale, visto e considerato che hai anticipato la possibilità di tornare in campo dal punto di vista della competizione elettorale. Cosa ti aspetti dall'elettorato manfredoniano? Vincenzo, noi stiamo costruendo un progetto politico provinciale, rispetto al quale, diciamo, sono in corsa diversi... Noi che significa? E adesso lo dico. C'è un gruppo di persone, diciamo, qualche giornale ha anticipato questa notizia, noi stiamo creando un cosiddetto polo civico provinciale. C'è una discussione in mezzo a noi rispetto a un'ipotesi di candidatura. Io non ho dichiarato stasera di essere candidato alle regionali, però sono sicuramente in corsa e quindi mi sento di giocare una partita. Cosa mi aspetto? Guarda, io credo di avere ancora grande stima e considerazione in molti cittadini di Manfredonia, che riconoscono in me colui che ha fatto cose interessanti. Ha fatto anche molti errori, perché ci mancherebbe altro. Ha fatto errori, ho operato, ho sbagliato, ho fatto scelte sbagliate, ho fatto anche, come posso dire, in una fase politica, ammetto, sono stato debole perché ho accettato il compromesso quando il compromesso non andava accettato. Ho dovuto pensare a evitare il dissesto pur di
continuare questa esperienza. Ho fatto delle cose che forse a un certo punto avrei dovuto evitare di fare. Però va riconosciuto anche che ho fatto cose in questa città che sono straordinarie, sono sotto gli occhi di tutti. Non dobbiamo, io non devo dirlo. Proverò a fare anche una ricostruzione storica da questo punto di vista. Quindi credo di avere stima ancora di molti cittadini manfredoni. Fuori dalla città ho una considerazione interessante in diverse città della provincia. Io voglio stare dentro un progetto civico, non mi sento in questo momento di appartenere a nessuno. Questo polo civico con chi questo si schiererebbe? Questo polo civico in questo momento è al centro della scena politica e che farà, diciamo, valutazioni. Chiaro, siamo, noi abbiamo fatto un primo incontro. Quindi sei tornato a essere uomo di centro? Ma io sono sempre stato uomo di centro, in qualche modo la mia storia, diciamo, è stata sempre di quel tipo. Poi, chiaro, le vicende politiche hanno estremizzato i contenitori da una parte del centro-destra e del centro-sinistra. Credo fuori di avere, diciamo, persone che mi seguono ancora, provo, diciamo, a ridisegnare un percorso, ma io non lo voglio fare da protagonista a tutti i costi. Le prossime amministrative io conto, per esempio, di dare il mio contributo. Ci sono molte questioni aperte in questa città che andrebbero, diciamo, in qualche modo affrontate e che invece anche qui ho apprezzato questa idea di Molo 21, se non ricordo, che sia un luogo concreto dove si discutono delle questioni, perché i partiti sembrano siano sviliti, tranne se non vogliamo riproporre l'idea del partito dove, mi devi permettere questa divagazione, dove prese i consigli direttivi sono mio fratello, mia sorella, mio cognato, il fidanzato di mia cognata con la sorella di mio cognato, il fidanzato... Cioè, l'hai detto prima, via tribuna. Cioè non è, no, quello non può essere, voglio dire, non può essere un comitato direttivo, è un'altra cosa. Allora, la politica deve riconquistare spazi e lo fa se si mette in gioco. Questa operazione di Molo 21 è interessante, ma ce ne possono stare tante altre. Invece c'è una frenesia nella città, come se il voto fosse domani, quando invece, diciamo, abbiamo un periodo un po' più lungo. Ma soprattutto l'idea, come posso dire, che vale il sistema che è stato utilizzato spesso, cioè quello che troviamo un modo per accomodare le esigenze di tutti. No, basta, io a quella storia ho avuto un ruolo, ma guardate, ma si può dire io non c'entro nulla? Cioè quando a me mi dicono ma tu, io dico sì, hai ragione. Quindi là. È finito il tempo in cui Angelo va da una parte, Matteo va dall'altra parte e Francesco va dall'altra Vincenzo, parte. Vincenzo, io anche qui... No, perché questo era il sistema. Sì, però anche qui io ti prego di fare questa riflessione. Io a un certo punto nella mia vita arrivo in consiglio regionale con più di 11.000 preferenze. Credo di essere stato uno dei primi eletti della provincia di Foggia. Io stavo comodo là. La mia vita politica era disegnata, anzi, perfettamente. Facevo il presidente del Mamoriano Calcio, il consiglio regionale. Nella vita ognuno di noi ha un'aspirazione che non è economica spesso, è anche, come posso dire, di voglia di realizzare un sogno, anche il sogno di fare il sindaco. Vabbè, anche amore verso la città. Mi sono buttato in quell'esperienza, assolutamente inconsapevole che avremmo avuto la crisi che abbiamo avuto, che ha portato al governo Monti, i tagli, i trasferimenti, assolutamente inconsapevole. Inconsapevole del fatto che in un partito si apriva una guerra per ottenere posizioni alle regionali, alle politiche. È chiaro che tutto questo ha cambiato lo scenario che avevamo di fronte. Sei ancora un iscritto del PD? Non ho rinnovato. Io ho aspettato, ti dico con molta franchezza, colgo questa occasione perché non me ne sono state date altre, anche un segnale dal nuovo segretario del Partito Democratico. Invece emerge chiaramente che quella, per esempio, un'altra operazione assolutamente discutibile. Cioè quando arriva un ragazzo giovane, io sono arrivato a far segretario del partito a 23 anni, giovane, assume un ruolo di quella dimensione, avverte, diciamo, almeno la necessità di chiamare l'ex sindaco del Partito Democratico e dire oh, io sto qua, la penso forse anche diversamente da te, però vorrei vederti, vorrei parlare. Silenzio tombale. Ritieni che nessuno gliel'ha suggerito o qualcuno gli abbia addirittura detto? Perché qualcuno gli ha detto non lo chiamare. Mettiamoci una lapide sopra e proviamo a farlo morire, il che è, diciamo, un po' problematico, perché queste cose, come tu sai, sono nelle mani del Padre Eterno, diciamo, tranne se qualcuno non si vuole cimentare con armi improprie, però
Ci può anche stare questo. Va bene. Dopodiché, io provo a stare dentro un ragionamento tipo costruttivo. Bene, Angelo, io ritengo, stato interessante. Ritengo che possiamo fermarci a questo punto, anche perché quello di cui si è detto riveste anzitutto un certo interesse per la città, ma anche per le prospettive che verranno. Prima ti ho fatto proprio questa domanda: cosa ti aspetti dall'elettorato? Cosa ti aspetti da Manfredonia a questo punto? Visto e considerato che per certi versi hai assunto un ruolo importante, ma per altri versi c'è una parte della città che invece ti ha contestato. Ma io spero che i manfredoniani capiscono innanzitutto che bisogna avere la capacità di ragionare su quello che è accaduto realmente, perché se siamo capaci di fare questo possiamo costruire grandi cose. Ma c'è una questione che forse dobbiamo, sulla quale dobbiamo riflettere tutti, la capacità anche di non lamentarci di tutto sempre e comunque a prescindere dalla realtà, dal paragone rispetto agli altri, cosa siamo noi, cosa sono gli altri. Cioè abbiamo vissuto un momento storico straordinario e poi a un certo punto abbiamo provato a fare un'operazione anche masochistica, cioè abbiamo provato a dire che siamo il peggio del peggio, invece non è così. Ma anche questa storia, ripeto, mi piacerebbe, diciamo, un confronto con i giovani per parlare di questi temi, anche sullo scioglimento. E invece si prova sempre un po' come a fare un'operazione del tipo: c'è il fuoco, proviamo a spegnerlo con i mezzi anche più assurdi. Invece la città deve riscoprire le sue potenzialità, le sue qualità. Anche nella logica, in genere, la retorica, queste frasi io non le voglio ripetere, perché non è che si facciano sistemi così inutili, che non servono a nulla. Ma la vedi una prospettiva politica per la città, con le nuove forze, con le nuove leve, con chi vorrebbe affacciarsi anche per la prima volta? Guarda, le regionali potevano essere una grande occasione, e non lo sono, perché non mi sembra, insomma, che emerga qualcosa di nuovo che possa farci ragionare su progetti che stanno avanzando. Mi sembra che è una città ancora assopita e molto, come posso dire, rassegnata. È probabile, diciamo, che da qui a qualche mese si inizi a pensare alle amministrative con progetti, diciamo, di maggiore respiro. La percezione che è questa, perché è chiaro che è una percezione rispetto alla quale posso anche sbagliarmi, mi auguro che sia così, ma non mi sembra che sia così. Se lanciate candidature, certo, capiremo. Beh, chi si assume la responsabilità di amministrare un comune con tutte queste problematiche? Ma guarda, vince anche qui, c'è un caso molto vicino a noi che non ha destato nessun scalpore, anzi il sindaco mi sembra essere uno dei protagonisti dell'epidemia ultima, che è il sindaco di Lucera. Allora, il sindaco di Lucera arriva in comune nel suo mandato e dirà: in piano di equilibrio. Poi ad un certo punto il sindaco di Lucera, evidentemente non se ne è reso conto, la Corte dei Conti decide per il dissesto. Sostanzialmente dice la Corte dei Conti: le misure adottate in tutti questi anni non hanno prodotto risultati, al dissesto. Il sindaco amministra ancora la città. Cioè, qui no, la dobbiamo, cioè, smettiamola di dire che c'è un disastro rispetto a qualche arriva dopo, potrà governare, chi arriva dopo potrà governare, c'è con qualche problema in più e non con qualche problema in meno, ma con una serie di prospettive anche aperte rispetto alle quali noi abbiamo lasciato soldi per la riqualificazione urbana, che è un interessante progetto per oltre 5 milioni di euro, 30 milioni di euro per le risorse della Riviera Sud, collettamento acque reflue. Cioè, ci sono cose interessanti. Adesso è chiaro, io non voglio annoiare chi sta cercando di seguire la nostra trasmissione. Sarebbe interessante parlare anche di cosa si lascia. Ci sono cose importanti, c'è tutta la città da pensare, come posso dire, da disegnare, ma non strumentalmente. Cioè, non è che arrivano le regionali e c'è qualcuno destinato al futuro, per esempio i nastri trasportatori. Ma si può fare una cosa del genere? I nastri trasportatori. Quella non è un'idea, perché un'idea
nasce nella testa di chi, diciamo in qualche modo, ha pensato. Il nastro asportatore, te lo dico, forse tu non lo saprai. Magari devo fare presente l'ASI, mi rendo conto che ci sono delle risorse pari a 12 milioni di euro nella vecchia Cassa del Mezzogiorno e inizio a capire che abbiamo qualche risorsa per fare qualcosa di serio. Mi rendo conto che dall'altra parte c'è un contenzioso con TMT, un contenzioso gigantesco, condannato in primo grado l'ASI a pagare più di 3 milioni e mezzo. Dico, oh, ma questi nastri servono o non servono? Provo a fare un ragionamento, vado in regione dove non trovo certamente chi si prende oggi il merito di questa storia. Parlo con il dirigente Puri, gli dico, dottor, ma questi nastri? Poi lo dice, sindaco, presidente dell'ASI, qua che noi rischiamo di andare a pagare il danno erariale alla Corte dei Conti. Forse prima di smantellarli ci vuole qualcuno che ci dica che non servono a nulla. Io come presidente dell'ASI adotto un atto in consiglio di amministrazione e nominiamo una commissione di esperti che ci deve dire se quei nastri sono collotabili, possono essere consegnati, possono essere utilizzati, se sono economicamente possibili, è possibile il loro utilizzo. La commissione arriva a dire in maniera molto chiara che quei nastri si possono smantellare. Scusa, ma che idea chi l'ha? Cioè stiamo al paradosso, ma è già un po' come ti descrivo questa scena, perché è nuda e cruda, ma rende l'idea, è come se tu ammazzi una persona e poi, mentre sta per andare via, perché quella è la cosa che dovresti fare, almeno andare via, provi a tirargli fuori i soldi dalla tasca. Cioè io mi sono sentito un po' così. Allora io dico, va bene tutto, la politica, ma poi là, diciamo, l'umanità, l'aspetto umano, deve avere un senso, cioè deve avere un ruolo in tutta questa storia. Noi possiamo passare per essere persone che dimenticano tutto. Bene, e allora abbiamo dato l'assist per la prossima occasione, per altri incontri. Noi ti ringraziamo. Grazie a te. Angelo, ti ringraziamo per la tua presenza, che sappiamo è sempre molto interessante, molto seguita, tra l'altro, la città vuole sapere e tra l'altro in questa occasione hai avuto anche la possibilità di parlare di qualcosa di nuovo. Di cui non si era mai parlato, per cui ci fa molto piacere. L'appuntamento è la prossima occasione e noi ringraziamo Angelo Riccardi e ringraziamo tra l'altro coloro che hanno seguito questo programma dando appuntamento alla prossima occasione. Grazie. Luogo dove il medico a suonare quando il malato ha bisogno. Un luogo dove i pazienti hanno un nome, non solo un numero. Un luogo dove alle cure mediche si aggiunge l'affetto intenso delle persone care. Un luogo dove il posto letto è sempre assicurato. È il luogo dove ci sentiamo più sicuri. Casa. Destina il tuo 5 per 1000 ad ANT. La tua firma oggi è indispensabile per continuare a curare gratuitamente a domicilio i malati di tumore.